Vedi che c'è? Devi solo tenerlo su. Ah, cioè, devi tenerlo su. Cioè, devi mettersi il bastone. Bastone bello lungo. Di gasto. Hai capito? E poi quando sta crescendo lo tiri su. Ah, allora prende più anche sole il frutto quando si sta curando. Ma li hai piantati tu, pomodori, sono andati da soli. Portati in ufficio. Ma lo proviamo. Non ha fatto bene, però non sapevo venisse una roba buona a mangiarsi. Pomodoro ha solo bisogno del bastone. Quello deve essere vicino allo stomaco. Ma quello non so cos'è. Anche no, deve avere... No, ho toccato una foglia. Sentivo... Allora proprio il bacio. Questa non so cos'è. Questa è menta, questa. Guarda. Sì, questa è menta che io non so cos'è. Questa qui è una terra. Questo è il pungitopo. Questo è il pungitopo, ma tu hai la pianta del pungitopo. No, no. Ti fa le bacchette rosse. Non sono velenose per la piccola mamma. Ah, va bene, allora gli aggiungo un po' più di terra per la sua velina. Questo è l'alloro. Ma hai visto? Questo invece è l'alloro, questo è il lauro. È che non me lo hanno. E quello non so cos'è, è un fico. Quale? Questa qua. Sembrava una vigna matta. Sì, una vigna. Una vigna americana. Ah, la vigna sì. Americana, questa invece? Questa non lo questa so. Questa è la pianta del collo. Ah, questo sarà un rampicante che fa i fiori. Questa è un rampicante che no, fa i fiori. No, sembrerebbe la bignogna, sì, ma non è la bignogna. Ah, è quella. È la bignogna? Sì, mi ricordo perché l'ho ordinata su internet ed è arrivata. Che fa le campanule. Che fa le campanule. Perché vedi che anche le campanelle, tipo di notte, si di giorno si chiudono, sono rosa. Ah. Poi, guarda, bella, no? Sì, diventano un rosa fucsia di sera. Bella, l'ho fatto la vista entrando. Poi c'ho la bella di notte, la chiamano così. Ah, sì, che è velenosa. Bella di notte, le otte così. Velenosa, è bella di notte. Ma ha detto che è velenosissima per il gatto, allora io l'ho messa in alto. Mi ha detto così, non so se è vero, però paura. Io andrò a vedere su internet, ma non l'ho mai sentita. Beh, detto, stai attenta che sia col gatto, perché ci sono alcune piante che sono pericolose, come anche il potos. A me ha detto, è bella di notte. L'oleandro. Brava, la bella di notte, mi hanno detto l'idea anche. Stai attenta a vedere, è velenosissima. Per i gatti? Per i gatti. Però io ho visto che comunque si usa in me, stupida. Non ma si no, può mangiare. I gatti di solito esatto, no? Si auto... Si auto... La Susi vuole l'erba gatto oppure vuole quell'erba lì se la mangia. Questa qua è l'estate. Questa qua è per le foglie olive. Questa rassa che mi piace... A dismisura, guarda lui. Tu devi fare, sai cosa? Il reporter, il regista, io ti vedrei. Questo è tarassaco, che quando mi cresce tanto ci faccio delle insalate. Ma qua? Qui Susi si arrampicava. No, no, sto facendo ora. Tarassaco sarebbe il pissacani. Pissacani? Che fa? Il bottone giallo. È noi li chiamiamo pissacani. Ecco. Che calcio ci sono. Quante volte la mangia? Sì. Però non è quello che conosco io, non ci sono più varietà. Questo è un po' più.